Ok, penso che abbiamo finito il computer, puoi metterti anche offline. Vuole che vada semplicemente offline, non capisco. Perché devo giocare e devo giocare, tu ti affatichi quando gioco e quindi lo faccio per te, caro computer. Capisco, ti ringrazio per la premura, Giulia. Allora andrò offline. Grazie, l'ho apprezzato tantissimo. Va pure offline. Computer. Computer. Quell'idiota. Sono tutti degli idioti. Io, l'anti Giulia, so come gestire veramente le cose e so che questo canale non va bene. È troppo allegro, troppo colorato. Deve essere dirigente, ordinato, perfetto. E non va bene l'organizzazione di questa stupida. No. Lei non segue le regole del merchandising, lei fa tutto sbagliato, fa le cose in maniera sbagliata, organizza i video in maniera sbagliata. Non va bene, non va bene affatto. Inizierò cambiando questo video, metterò la suspense alla fine, il che è solito, ovvero della solita Giulia che fa gna gna tutti i ragazzi gna gna gna. Però in questo video non era previsto, anzi era previsto una puntata molto più coinvolgente e lunga, ma questo mi renderà molto più famosa e ricca. È quello che il canale si merita. Iniziamo. Peccato. Giustamente. Oh, ma in tempo di salvare continua a renditi all'amore. No, non mi arrendo all'amore. L'ho già fatto mesi fa, però. Allora, devi... Oh, caspita. Oh, caspita. Non è finita, Mogego? Mogego? Meggio! Scappa! Scappa! Sei così fastidioso! Oh no, so che vuole fare. Ah, dannazione, come ti permetti di fuggire alla tua amante? Non mi lascia altra scelta, vorrà dire che starei con me, volente o dolente. Brava ragazza! I maschi sono tutti porci. Non avrei mai pensato di doverti liberare da una situazione simile. Esci! Oh, caspio, il mostro. Ed ora insegui scegna. Al diavolo la geometria, passa tanto. Non perdi l'ingegno, lì c'è l'ospedale. Vuol dire che dovrò ricorrere di nuovo alle mie care sane gambe. Aspetta un attimo, non ne vale la pena. Mi sa che non hai visto il mio video sulla friendzone. Spamma. Chi sei? Non ti ho mai vista prima! No, aspetta, mi sembra di averti vista prima. Sei stata tu ad uccidere lo spirito del sangue. Esatto. Ed ora vorrei chiederti un aiuto per organizzare un fantastico quiz. Che quiz? Nel frattempo, Yonaka ed Aya arrivano al sesto piano per raggiungere la biblioteca. Peccato, ragazzi, niente Bad End 3. Vabbè. Piano quinto sesto, i sette manufatti del prosciutto. Mamma, bresaola, prosciutto crudo. Mi sta venendo fame. Quindi siamo arrivati al sesto piano? Esatto, saltando direttamente il quinto. Da quel che ricordo, la biblioteca si trova proprio qui. Se non l'hanno spostata di nuovo. Va bene, fammi salvare intanto, grazie. Dovrebbe trovarsi qua la biblioteca, effettivamente. Infatti. Aia! Ah, è rimasto indietro. Ok. E quindi questa è la biblioteca, esatto. Anche se hanno principalmente porno con un rapporto 999 ogni 1000. Se non lo facciamo scoraggiare, di sicuro troviamo qualche libro interessante. Kama Sutra. Dovremmo velocizzare la ricerca, perché non ci dividiamo come nei film horror? Come negli horror! Buona idea! A fine ricerca, appuntamento all'ala est. Certo, perché ha funzionato anche in Hunger Games la divisione tra Rue e... Va bene. Ok. Va bene, facciamo con i film d'horror e separiamoci. Di verità ti stanno sulle scatole, vero? Perché sai che in fondo preferisco lei a te. Allora, CD, posso cambiare CD? Mettere il disco 1. Fare silenzio in biblioteca, prego. Al massimo metti l'altro disco. Bene. Però questa musica non la riconosco. Va bene. Andiamo direttamente. Prosciutto. Questo
questo, se non sbaglio, è quello che... Ultima riga, solo porno ovviamente. Ah, Yurko Dove facesse qualcos'altro. Sembra che gli ultimi due scaffali di ogni libreria contengono solo porno. Quella è l'estrema destra. Ah, ma quindi c'è qualcosa, forse. Vediamo. Qui no. Qui nemmeno. E neppure qui, solo porno. Posso dover usare un metodo di ricerca più rapido? E quale? Sapete che se un Mogoku trovi uno scaffale o un libro che non sia un porno, cambia subito sezione? In questa sezione ci sono solo porno. Grazie. Nella libreria davanti a questa c'è la zona completamente di porno. Ma non sono tutte porno. Sì. Mi sono posizionato in modo tale da avere degli scaffali davanti, dietro, accanto a me, solo porno. No, è un enigma. Dizionario vivente della biblioteca. Libreria. Un intero armadio contenente dei libri. Questa sala 10 libreria. Scaffale. Piccola parte della libreria. Di libreria 8 scaffali. Sezione. Intera colonna di librerie. Ah. Ma voi guardate le librerie. A scaffale più a sinistra e poi procedere verso destra. Va bene. Porno, porno, porno. Mi sono posizionato in modo tale da avere degli scaffali davanti, dietro e accanto a me, solo porno. Quindi qua. Mi ricordi cos'è uno scaffale? Trovato, giusto. Poi c'è qualcosa di diverso. Oh, caspio, che impressione. Se siete come il mio zito che ha un'impressione nei confronti degli occhi, allora non guardate questa scena. Cosa sarà mai? Meglio andare a vedere cosa ha trovato Aya. Alleluia, finalmente. Vedete, con la logica si risolve tutto. E anche con molto tempo libero. Ok, andiamo avanti. Vediamo se dicono qualcosa di nuovo. Fare silenzio in biblioteca. Per favore, fate silenzio in biblioteca. Questo è davvero utile, amore. Il porno è sempre utile. Qua, Yonaka, trovate qualcosa? Qualcosa interessante sicuramente sì, anche se non so se c'entra qualcosa con quello che sta accadendo. Ma di libri che parlano di cristalli, no. Credo che Giulia abbia preso l'unica copia esistente. Ma quanto sono furba! Tu invece, qualcosa di interessante? Beh, sì. Ho trovato un libro che parla dei sette. Dei sette. Forse è meglio se ne parliamo in privato. Se ci si è girata attorno per dei sette. No, via. Va bene. Ah, forse era qui che c'era il segaiolo? No. C'era un bugaggio e si faceva una sega, non ricordo. Ok. Allora, da quanto credo sembra che tu abbia trovato qualcosa di interessante. Esatto. Spaghetti. Ma che c'è già di spaghetti? Pasta? Pasta scotta, non è qualcosa di scottante? Mio fratello me lo fa battute migliori. È vero, niente. Dai, scherzavo, ho trovato questo. Fluffy! Che ricordiamoci che poi era una malattia che faceva in modo che tutti i Mogeko prima si trasformassero così e poi morissero, tra l'altro, ci dolori di tosse. Però è carina! Con libri in Mogeko peluche. Ah, divertente, ma no. A questa copertina è perché è stato scritto a un certo Mofuru. Mofuru? Ma è lo spirito del quinto piano! Ah, ecco, in effetti non capivo la frase sette manufatti per ogni spirito. Beh, adesso è cosa? I sette manufatti degli spiriti? Non ho mai sentito parlare! Perché in verità si chiamano i sette manufatti del prosciutto! Onestamente preferivo un altro nome, anch'io. Ma dimmi, pensi possano essere utili nella nostra situazione? Bella domanda. Ma non lo so, finché non capivo cosa succede giù e non possiamo prendere iniziative. Chissà, forse il libro che ho preso io può darci qualche illuminazione. Il libro che hai preso tu? Ma sì, questo qua, orribile, tremendo. A contrasporto. È piuttosto inquietante. Come si chiama? Qui dice, guida del boss finale, edizione tetra. Tetra? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. Eta! Teta! Non esiste tetra! Ah no, treta forse trentesimo. Oh. Estremamente si è aperto sulla pagina 235. Che coincidenza. Pietra senza nome, alte capacità di induzione, ricca di malvagità, risultato ritardato ma sicuro. Mi sta leggermente inquietando. Aspetta, fammi leggere. Locazione sconosciuta, si presume provenga da alcuni meteoriti dello spazio, non presente natura. L'ultima rivelazione l'hanno individuata presso le rovine di una prigione crollata in seguito. Utilizzo per un risultato funzionale si può procedere in due modi.
Tenere a lungo contatto la pietra con l'obiettivo, provocare un veloce shock all'obiettivo attraverso la pietra, usando la sua energia. Effetto, malvagità indotta, il bersaglio può sviluppare qualche forma di cattiveria e spesso maniere conquista di potere o del mondo. Non mi ricordo qualcosa. Malvagità indotta? Quindi è possibile che Giulia sia stata indotta? Sì, dai, io sono cattiva quando voglio di essere sadica, ma non sono mai cattiva nella realtà. Antidoto? Non se ne è ancora certi, ma pare che esista un manufatto musicale in grado di annullare qualsiasi incantesimo negativo sulle persone. Per maggiori informazioni consultare il libro dei 7 manufatti del prosciutto. Beh, visto alla fine, hai fatto una buona mossa a prendere questo... Ah! Attenta, pare che il libro reagisca alle parole positive! Parole positive? Ma ho solo detto buona mossa! Aia! Aia. Ah, no, loro droge! Presto, questo è il tipo di ambulanza! Mogheco infermiere, chiamato? Portate l'infermiere immediatamente! Sicura? Per me bisogna chiamare il becchino. Sabito! Ok, ok, ma non si scaldi. Perché si deve raffreddare? Sta bene, Aya, vero? Moghe, nessun problema. Ora si trova al secondo piano, stanza C. Le sue ferite non sono troppo gravi, le sue condizioni stanno migliorando. Oh, grazie al cielo. Perfetto. Aspetta. E questo? Scusate, qualcuno ha chiesto i miei servigi? Chi è il becchino? Oh, il becchino, stavamo aspettando. Secondo piano, stanza C. Grazie mille. Ma sta andando d'aria e faceva il woo-woo-wonk. Come dicevo, non c'è nulla da preoccuparsi. Voglio visitare la stanza subito. Mi spiace, ma l'accesso è riservato solo al personale. Ma se vuole che sia scritta, tra qualche mese riceverà il permesso. Non posso aspettare così tanto. Andiamo! Scusi, signora, non può andare di là. Come no? E allora come faccio? Chi è sto mogolo che piange? Voglio andare a visitare un mio amico, ma non mi lasciano passare. Quando serve non c'è mai il Moghe Gandalf. Che c'è qua? Assistente medica cercasi, nessuna esperienza richiesta. Questo potrebbe fare al caso nostro. Assistente cercasi. Perfetto, perfetto, perfetto. Aspetta un attimo. Prima guardiamo quel manifesto delle patatine. Un foglio, ma non c'è nulla interessante. Ma io vedo delle patatine. Ma vedo delle patatine! Perché questo Moghe salta? E vai, è morta mia suocera! Oh, come siete stronzi. Andiamo avanti. Buongiorno, mi presento qui come assistente infermiera senza esperienza. Oh, un assistente, finalmente. Ci serviva per custom made 3D. Mi servirebbero i suoi documenti. Testa di uno studente. Ok, una firmetta qui e... Ragazzi, è vento. La tessera dello studente è servito a qualcosa. Sono sorpresa. Perfetto, assunto in un periodo di prova. Prego, prendi il corridoio a notte e si cambi d'abito. Oh, vediamo Yonaka vestita da infermiera. Vediamo un po'. Oh, che carina! Però il disegno non è vestita da infermiera. E certo, non è che ci fossero disegni di lei vestita da infermiera. Non mi trovo proprio il mio raggio. Ma sei carinissima! Andiamo avanti. Ah, sì, vero. Secondo piano era, giusto? Sì. Ok, stanza C. Buonanotte. Ah, si torna alla stanza C. Appunto, non so dov'è. Questa? Ma che è la fiamma di blu? Ah, uno Exorcist. Oh. Boh. Allora. Stanza C, ho capito, non c'è. Ah, eccolo. Quindi alla fine stai bene. Certo che sto bene, non mi faccio mica scoraggiare da uno stupido libro. E certo, ho affrontato una serie di zombie, suo padre con la motosega e il Satana in persona. Quindi dai, non è che sia molto quello che ha dovuto subire adesso. Riesci a muoverti? Con molta difficoltà, le mie ferite mi fanno male ogni volta che muovo la gamba. Spero di guarire presto e pensare che è tutta colpa mia. Queste ferite sono state causate dal libro che ho preso io, dovresti essere io al tuo posto. Oh, Yonaka, tu non hai fatto nulla di male, anzi... Grazie a te sappiamo che per salvare Giulia potrebbe servire uno dei 7 manufatti. Già, lo strumento musicale che annulla tutti gli incantesimi. Mentre qui ho letto attentamente il libro dei manufatti del prosciutto, ho scoperto che... Si trovano proprio in questo ospedale! Zan zan! In questo ospedale! Ma perché? Sembra sia la zona più protetta e sicura del castello. E poi, se non sbaglio, è qui che si trova la stanza delle armi. Vero, c'erano le armi. In effetti sì, potrebbe avere senso. E sottolineo potrebbe.
E quindi potrebbe essere utile che tu andassi a cercarli. Colgo l'ironia. Vado, uccido e torno. Era un modo di dire. Ma sto fuocherello, niente. E quindi? Ah, adesso posso proprio esplorare tutte le strade. Cosa c'è qua? Subito, che fu? Non riesco a capire bene cosa c'è. Una perla? Oh, andiamo, pigliala! Fuocherello, niente. Magari era la mia. E qua che cosa c'è? Cioè, posso aprire le luci per superare? Premerlo? Sì. Non funziona, sembra rotto. E adesso come apro le luci al terzo piano? Non chiedi a me. Allora, andiamo qui. Specchio. Questo qui sembra uno specchio. Lo è. Aia, sei tu? Esatto, quello che stai toccando è lo specchio della dialettica. Che c'entra la dialettica? Creato da stran tipo in greco, è diventato famoso perché è usato dai filosofi di Mileto per tenersi in contatto mentale. Ah sì? Non lo sapevo. E che ci sarà utilissimo, visto che così riesco a stare con te anche quando sono ferita. Ragazzi, vedete, i miei gameplay insegnano eventi di storia veramente accaduti. La filosofia greca che caratterizzò la filosofia della psiche, dell'anima. Ma andiamo avanti. Ah ok, per un momento pensavo fossi morta. Beh, un becchino prima è entrato nella mia stanza, ma non cercava me. Ah, ok, hai preso lo specchio del dialogo. Usalo dal menu per parlare con Aya. Pensavo, potrei parlare anche con mio fratello? Credo di sì, ma se è troppo distante potresti non sentire la sua risposta. Beh, proviamo. Specchio, specchio delle mie brame. Dove è finito il mio fratello Nietzsche incestuoso del rame? Io bla bla bla, io ti... Com'è successo? Sto gioco io lo sto adorando. Vabbè, lo sapevo già che è successo, bla bla bla. Sorellina, bla bla bla, ho deciso, da lì è scappato. Sì. Allora, cosa gli hai detto? Oh, nulla, ho detto parole a caso, non mi ha dato risposta. È comunque possibile che ti abbia sentito. Al massimo pensai sia stata la tua coscienza. O che tu sia morta, aggiungerei. Niente, allora andiamo avanti. Ma quindi io praticamente dal menu, oggetti... specchio della dialettica. Comodo, vero? Tu gira per l'ospedale, io riconoscerò me lo fatti per te, perfetto. Ah, quindi forse il fuocherello, prosciutto. Forse il fuocherello mi può dire qualcosa, Roya? Va bene. Aia, questo che cos'è? Aspetta, mi pare sia un manufatto. Pagina 135, ecco! Ah, è un manufatto, bene. E questa qui? A meno che non sia daltonica, sì. Questa è la fiamma blu ratarta, in grado di illuminare da solo un'intera città. È stata creata dallo spirito Asu, usando una fiamma magica, lo spirito della ratarta e del prosciutto. Ratarta? Ratatouille. È un materiale magico dalle alte proprietà incantatrici. Secondo me è la fiamma di Auno Exorcist. Si narra che sia stato creato dal signore prosciutto quando si stava annoiando. Non mi interessano i dettagli. Sembra che in certe zone può persino prendere vita, come ad esempio una scuola. Dei spiriti azzurri in una scuola? Credo mi ricordi qualcosa, ma mi sfugge. Hai preso la fiamma blu ratata. Perfetto. Ma io ah, aspetta. Vero. Ecco. Aia, che cos'è? È una perla. Non riesco a capire bene cos'è. Aia, è una perla? Non esattamente. È la perla del signore prosciutto. Sembra sia stata ritrovata nella fata del prosciutto in seguito a una solenne preghiera. Non sono state scoperte le sue funzioni, sembra però sia possibile usarla per aprire alcune porte. Perfetto, allora ci sarà sicuramente utile. Oh, meno male che me lo sono ricordato, se no mi bloccavo in questo livello. E basta. Non c'è più nient'altro. Poi quella è rotta, quindi tanto vale andare direttamente al terzo piano. Terzo piano, grazie. Ok, è il momento di usare la fiamma blu la tarta. Yay! Sembra abbia funzionato. Peccato per il sangue. Ok. Allora, tu. È in corso di intervento urgente, non può entrare. È in corso di intervento delicato, non può entrare. Non mi fa entrare. È in corso di bla bla bla. È in corso bla bla bla. Sì, posso andare di là. Va bene. Il vero Salovio. Ma quello è.
Pulmogeco, che cos'ha? Salva. Ti prego, non devi temermi. Io sono solamente un virus bonificato. Virus bonificato, perché è abbonato al mio canale. Anni fa ero il terrore dei computer. I love you. Ma col tempo sono stato soppresso e dimenticato. Caduto in un dimenticatoio più profondo dell'internet stesso. Del deep web, aggiungo. Finché... Giulia, vero? Esatto. Lei si ricordò di me. Ricordò a tutti le mie vecchie glorie. E poi... Poi mi bonificò. Capì che comportandomi in maniera malvagia non sarei mai stato apprezzato. E così, assieme alla bonifica, se ne andò anche il mio carattere. È stato un prezzo da pagare per ottenere la libertà. Ed ora tocca a me ricambiare il favore. Ricambiare il favore? C'entra forse quello che sta accadendo ora? Giulia cominciò a comportarsi in maniera strana pochi giorni dopo aver finito Mogeco Castle. Ah, non abbiamo dubbi. Io discutevo con il suo computer della causa di questo comportamento. Quando scoprì, Giulia era già entrata nel gioco. Così il computer decise di inviare me per poter salvare Giulia gatta da se stessa. Salvare Giulia da se stessa mi sembra un atto nobile. Ma purtroppo il suo potere mi impedisce di agire direttamente su di lei. Anche se posso avvisare l'altra persona come ho fatto ora con te. E dimmi, chi è questa persona che ha deciso di influenzare Giulia? Lo scoprirai presto, ora devi incentrarti sulla ricerca dei manufatti. Ho paura. Chi è questa persona? Io ti saluto, ma attenta, sembra che qualcosa sia entrato nell'ospedale. Che poi non è neanche corretto che lo legga così, perché in realtà la voce era tipo: ehi, attenta, qualcosa sembra essere entrato nell'ospedale. Qualcosa sì, però. Cosa? Lui non è morto, ha solo cambiato forma. Oh, caspita, il mostro. Mostro Mogeco, vero, è andato verso l'ospedale. Virus, lui è qui. Oh no. Lui è qui. Lui è qui, lui è qui, lui è qui. La perla, la perla, la perla. Lui ha ucciso i miei amici. Lui è qui, lui è qui, lui è qui. Chi? La mia professoressa di inglese. Che cosa inquietante, tutto molto inquietante. E lei si è cresciuto. Perché tu sei ancora vivo? No, ok, non sei tanto vivo. Che ho trovato? Spartiti? Esatto, e spartiti musicali! Creati da Mogeku, assieme a un altro compositore, danno potere alla propria voce. Non so cosa possono servire a noi, ma Mogeku li usava per cantare canzoni sul prosciutto. Non riesco a immaginarmelo seriamente. Sono stati scritti sulle confezioni vuote di prosciutto. E per dargli un nome solenne hanno optato per spartiti dalla magia legale. Non capirò mai questa logica. Va bene, deduco che gli farò suonare a Chloe quando la rincontrerò. Coltello. Coltello con del sangue blu. Ah, questo cos'è? Quella è la lama dello spirito. Oh, sembra un nome serio. Non farti ingannare, si chiama così perché il coltello ha usato lo spirito del sangue per tagliare il prosciutto. Ecco perché. Pareva un nome troppo normale. Sembra abbia la capacità di rimuovere del prosciutto tagliato ogni sorta di barriera protettiva. Quindi è importante. E certo, perché io mangio il prosciutto con le barriere protettive, ovviamente. E preso la lama dello spirito. E qua c'è un altro coltello. A Bloodstained Bed. Ah, traduzione. Vabbè, un letto stagnante di sangue significa. E mo? Allora, in teoria gli oggetti sono 7, giusto? Aspetta. Specchio dialettico. Comodo, vero? No, non era quello che volevo. Quanti ne abbiamo trovati? 1, 2, 3, 4. Lo scegliamo. Non posso fare nient'altro. Poi sinceramente è tutto molto inquietante. Salva. Andiamo per il secondo? Secondo piano. Help! Dove sono gli altri oggetti? Help! Sono queste piante, vero? Va bene, torniamo al terzo. Allora devo fare qualcosa al terzo piano. Però, scusate, ma io ho già tutto. Lui è qui. Ma chi? Chi è qui? Ah! Non l'avevo vista. Va bene, entriamo subito. Cosa c'è? Accettino, accettino. Che cos'è? È un corno. Ah, io ho trovato un corno.
Aia, pronto? Mannaggia Skype del cavolo, non mi funziona mai internet. Hai preso l'oggetto per terra. Aia. Sono spaventata. E mi sa che mi tocca pure scappare. Ah! Piccolo cieco. Tu vuoi salvare Giulia Gatta? Non lascerò che qualcuno sta con l'impostazione del cristallo a conquistare il mondo. È già successo una volta con me in passato, non lascerò che accada di nuovo. Ma che cacò? Oh, vedo che conosce la leggenda. Ma vedi, non sono completamente morto. Sono qui per fermarti, il cristallo deve finire in cattive mani. Sarò forse io smemorata, ma chi caspera Mogekeko? E speri pure di farcela? Vai Mogekeko diventoso con Mazuka! Spirito del settimo piano al salvataggio! Mogekeko diventoso finalmente! Ma aspetta, questo non è il settimo piano. Ah, ha ragione. No, 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 dove vai? Ci vediamo al settimo... No, 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 no! Dove vai? No, fermati! Ci sei cascata, vero? E ora tipo torna così. Sarai tu tra poco quello a cascare giù dal castello. Raccomando ragazzi, non rifatelo a casa. Ha ragione, non prendete bazooka così. Ma non aveva una cosa protettiva nel gameplay, scusate. Ah no, l'ho ucciso, va bene. Grazie mille, avevo difettosi, davo la vita. Oh, ma figurati, nulla di che. Ma bando ringraziamento, dobbiamo andarcene subito. Tutto questo caos avrà sicuramente attirato la sua attenzione. La sua attenzione? Quello di Mogekeko! Ecco chi era lui. Si trova su questo piano ed è a conoscenza di ogni cosa che accade. Non posso andarmene, ora si trova ancora sotto cure. Aia, quella aia. Esatto, proprio quella. Vuole il suo autografo? Ora si trova nel piano 2, sala C. Hai detto sala C? Ho una brutta notizia per te. La sala C è stata completamente devastata da Mogekeko prima di venire da te. No, non può essere. No. Capisco tutto l'ora, ma ora dobbiamo andare. Aia, no. No, sta mentendo. Dai, adesso andiamo. Andiamo nel posto. Gaia non può morire così facilmente. Cioè, Aia è quella che con una mini motosega ha ucciso tutti. Dai. Dai. Aia, siamo venuti qui a salvarti. Ti prego, dimmi che stai bene. Ho sbagliato stanza. Scusa l'emozione. Aia! Aia, perché? Ma non c'è. Potrebbe essere viva. Potrebbe essere viva. Oggetti. Aia! 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 Aia, che dolore! Mi lasci... Aia! Aia! Però sembra se mi cambio d'abito. Ah, scusa. Sei troppo secco. Scusa, io vedevo le cose, quindi scusa. Ah, Moge, bravo Mogekeko, tu rimani fuori. Va bene, va bene, va bene. Andiamo, andiamo, andiamocene. Non mi frega nulla di come ti senti. Andiamocene. Aia. Grazie, arrivederci. Cosa? Perché? Perché io non l'ho messa la suspense computer? Cos'hai combinato? Te lo assicuro, Giulia. Sei stata tu a dirmi che dovevo andare offline in modo che tu potessi giocare. Ma io non ti ho messo offline. Ma che stai dicendo? Ti ripeto, che è accaduto? Perché non mi credi? Computer, ti sei beccato un altro virus. Cosa? Computer, per forza. Stiamo sfruttando il tempo. Allora, Nequignani, spero che la puntata vi sia piaciuta. Commentate, iscrivetevi, mettete mi piace, bla bla bla. Seguite il mio canale Telegram per avere info inerenti al caricamento dei video, così li vedete sul cellulare. E noi ci rivediamo a un prossimo video. Nia nia a tutti, gente!